Se qualcuno le dicesse che il Codex è una specie di fumetto, come reagirebbe? Molti artisti a un paragone simile cercherebbero una katana per un suicidio rituale. A lei piacerebbe veder trasformare il Codex in una graphic novel? Penso che sarei ovviamente. La definizione del codex è una definizione come fumetto, ma può essere, cioè, il codex fortunatamente ha molte possibili letture e quella di essere anche un fumetto è per me un onore e non un disonore. E poi voglio dire che, per esempio, questo confronto tra cultura alta e cultura bassa, per esempio un personaggio che sembrerebbe più distante dal fumetto come Giorgio Manganelli, beh, insomma, alla metà degli anni Ottanta mi propose di fare appunto una graphic novel di tipo di ambito poliziesco, no? Dovevamo fare praticamente un fumetto in cui appunto ci sarebbe stato delitti e quant'altro. E quindi ci si vide per diverse volte così per cominciare un po' a studiare la cosa, ma poi insomma purtroppo Manganelli poi si ammalò e quindi insomma la cosa non ebbe appunto un esito. Poi tra l'altro ho conosciuto un paio di anni fa un grande personaggio del graphic novel che è Frank Miller, con cui ho avuto delle piacevolissime cene e anche delle piacevolissime bevute. Lui ha apprezzato proprio l'aspetto graphic novel del codex, come Calvino ha apprezzato del codex l'aspetto, non so, onirico, fantastico, eccetera, e così via, o Zeri l'aspetto, come dire, enciclopedico e umanistico. E insomma, e via discorrendo.